Per il secondo anno la settimana europea delle startup riunirà imprenditori che lavorano nel campo delle tecnologie in diverse città in tutta Europa. 200 gli eventi organizzati in giro per 40 paesi europei per informare le startup su tutte le iniziative che possono sostenerle nel loro cammino. Lo scorso anno oltre 15.000 startup hanno partecipato, raggiungendo oltre 4 milioni di persone attraverso i social. Startup Europe Week è un vero e proprio movimento, un movimento che nasce dal basso e che si concentra nel supportare gli imprenditori in ogni regione europea. Quest'anno siamo alla terza edizione, l'edizione 2018 partirà la settimana prossima, quindi dal 5 al 9 marzo, in oltre 300 territori europei sarà presente la settimana europea delle startup. Un momento importantissimo, un momento in cui iniziamo a fare aggregazione sui territori, ma soprattutto coinvolgendo imprenditori, funzionari regionali, funzionari governativi, investitori e tutto ciò che gira intorno all'ecosistema delle startup e dell'innovazione. Gli obiettivi di SEW, di Startup Europe Week, sono proprio quelle di migliorare le iniziative promosse nelle regioni ai fini di sostenere gli imprenditori, informare l'ecosistema locale su ciò che esiste, ma soprattutto fornire sessioni di consulenza dal vivo, come ad esempio aprire una startup o reperire fondi o accelerare nei mercati internazionali. Tutto questo noi lo facciamo grazie a una rete di volontari che sono i co-organizzatori. Tra questi ci sono io, ma ce ne sono un altrettanto centinaio sparsi in tutta Europa, ma anche nelle regioni italiane. E il nostro obiettivo è proprio quello di mettere a contatto i territori, quindi le imprese, le start-up con i funzionari governativi e privati, in modo da creare dei percorsi e accelerare il tessuto imprenditoriale dei nostri territori per creare valore.